Un Pineto tutto cuore deve cedere l'intera posta in palio alla Recanatese, che espugna di misura il Mariani Pavone grazie ad una rete del suo uomo simbolo, il capitano Sbaffo, e si conferma sempre più capolista del girone F. Meglio i leopardiani nel primo tempo biancazzurri, che escono nella ripresa e confezionano occasioni ma non riescono ad avere la necessaria lucidità per trovare il meritato pareggio. Gara molto equilibrata in avvio e condizionata dal terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Dopo una conclusione da fuori di Domizia al quarto che termina al lato, e la Recanatese a fare la voce grossa, al primo vero affondo utile Quacquarelli dalla sinistra serve il capitano Sbaffo, che da ottima posizione non perdona. Conclusione potente e precisa del numero 10, che supera Mercorelli per l'1-0 ospite. Il gol del vantaggio galvanizza i giallorossi, che prendono campo e sicurezza sfiorando il raddoppio al 33esimo con l'ex Minnozzi, che con un fendente ad incrociare lambisce il palo della porta difesa da Mercorelli e termina sul fondo di un niente. La risposta del Pineto al 36esimo, corner di Pezzotti sul secondo palo e colpo di testa di Bosco, che finisce fuori per questione di centimetri. Ma nel finale è ancora la squadra ospite a sfiorare il 2-0 in contropiede. Al 42esimo Giampaolo se ne va in velocità sulla fascia e serve Gomez, la conclusione da fuori del centrocampista di poco alta. Nella ripresa Pineto che torna in campo con un altro piglio e si fa subito vedere in avanti, neppure un giro di lancette, Pezzotti dalla sinistra serve sul palo lontano Barlafante, che gira ad incrociare colpendo il legno, poi ancora Barlafante, viene però fermato in posizione di fuorigioco. Ancora Pineto al 7esimo, Mininkleri serve Romano scavalcando la difesa ospite, ma la girata dell'attaccante è centrale e Urbietis può bloccare. Passano 3 minuti e al 10esimo il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite, la battuta di Mininkleri si infrange sulla barriera, poi la sfera arriva a Pepe e il colpo di testa del difensore che termina alto. L'occasione più nitida il Pineto la confeziona al 27esimo, Caprioli lancia Romano a tu per tu con Urbietis, che in uscita alla disperata si salva come può. Sfuma così la possibilità più nitida per il pareggio biancazzurro. Al 31esimo il direttore di gara Marchioni sanziona con il cartellino giallo il tecnico giallorosso Pagliari per proteste ed espelle dalla panchina l'ex Remo Amadio. Qualche istante più tardi, al 33esimo, proteste biancazzurre per un contatto in area con Mininkleri, che resta a terra e reclama il calcio di rigore, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, che lascia correre. Insistono i locali al 38esimo con un diagonale di Pezzotti che, deviato, termina fuori. Forcing del Pineto nel finale, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Al 46esimo, sugli sviluppi di un corner, Mesisca trova il gol, che però viene annullato dall'arbitro, che sanziona un fallo su Urbietis. In pieno recupero, doppia occasione anche per Minella, che al 48esimo di testa spedisce al lato e un minuto più tardi fallisce un'occasione ancora più ghiotta. È l'ultimo acuto di una gara combattuta in cui la squadra di Amaolo avrebbe meritato il pari. Il Pineto è costretto a fermarsi dopo 3 vittorie consecutive. La Recanatese conquista 3 punti pesantissimi e allunga fino a +8 sul Trastevere, in attesa del big match di domenica prossima in terra laziale. Beh, rammarico è tanto, perché soprattutto il gioco espresso nella seconda frazione il pareggio l'avremmo meritato, e di fronte avevamo la prima della classifica, ha dimostrato tutto il suo valore, e nella prima frazione siamo stati un po' ingenui a prendere 2 o 3 ripartenze su azioni nostre d'attacco, quindi sappiamo la forza della Recanatese soprattutto in questa fase di gioco, e su una di queste c'è uscito il gol del vantaggio, e sicuramente la prestazione è stata buona da parte della mia squadra e sono soddisfatto della prestazione. Ecco, poi il risultato bisogna accettarlo, ma se queste sono le prestazioni, magari mi fa ben sperare per il futuro. Sicuramente l'obiettivo nostro è quello di stare su e di lottare per i playoff. Se le prestazioni sono queste, possiamo raggiungere questo obiettivo, secondo me. Adesso magari da martedì ricarichiamo le batterie e ci prepareremo alla prossima sfida con l'Eredo, e con l'intento di ripartire e muovere ancora la classifica per rimanere nelle zone alte. Il risultato è questo: noi abbiamo fatto gol e il Pineto no, ci abbiamo avuto anche, dovevamo essere il secondo tempo più bravi su 2 o 3 ripartenze, eravamo 3-2 una volta, un'altra volta 3-3, però il Pineto, la nostra squadra, veniva da 3 vittorie. Per me è una delle squadre migliori del campionato, aver vinto qui e soffrendo in questa maniera dà ancora più merito ai ragazzi, e faccio i complimenti perché hanno lottato dal primo all'ultimo minuto.
dopo un primo tempo secondo me bellissimo, perché abbiamo giocato a calcio, il secondo tempo ci siamo abbassati un po', e abbiamo sparato più palle, noi su questo tipo di calcio siamo meno bravi, il Pineto è più bravo sulle seconde palle e hanno avuto l'occasione, se pareggiava non aveva rubato niente, questo è sicuro.